e ci raggiunge con molto piacere qua nella postazione della diretta streaming Aldino Belazzini, il direttore sportivo, il presidente, il factotum assieme a Renato Battaglino, ma colui che ha creduto in questa squadra da tanti anni e l'ha portata dopo tanti sacrifici a enormi successi. Un'altra finale di Coppa Europa conquistata, una prova spettacolare dei tuoi giocatori. Sì, un tuo commento caldo. Una partita che sulla carta poteva essere molto molto insidiosa, che si è risolta a nostro favore dopo un inizio abbastanza equilibrato. Certamente il pallino colpito da Emanuele Bruzzone ha in qualche misura spento le loro speranze. Abbiamo preso il rischio di fare tirare questo pallino e l'ha colpito, quindi tutti bravi, hanno fatto una grande prova nuovamente. Molto bravo, molto freddo Emanuele Bruzzone, molto coraggiosa la tua scelta, molto, molto arguta come scelta, perché comunque anche sbagliandolo un pari l'avete già conquistato nella staffetta, per cui era giusto rischiare. Poi Emanuele abbiamo visto tante volte che molto freddo ha colpito pallini decisivi. Comunque fa piacere vedere quando ci sono dei direttori sportivi che comunque intervengono, conoscendo i giocatori, conoscendo il momento, in un momento così delicato ha saputo incoraggiare il tuo giocatore anche con Carlo lì vicino per farlo tirare sto pallino. E la scelta era quasi obbligata, perché ovviamente comunque anche se non colpendo il pallino bastava solo più vincere due partite. Pareggiando bisognava vincerne tre, perdendo bisognava vincerne tre, quindi il pareggio per noi non valeva sostanzialmente nulla, era come una mezza sconfitta, c'era ancora una vaga possibilità di pareggiare una partita rimanente, però diciamo è un rischio che andava corso e è stato bravo a colpirlo. Sei stati premiati al coraggio. Ti aggiorno in diretta, il Saint Vulbas sono 7 pari prima dell'ultimo turno di tradizionale in questo match di ritorno, per cui potrebbe esserci uno scontro tra Italia e Francia. Ovviamente, in questa finale si ripeterebbe la finale dell'anno scorso contro Saint Vulbas. Vediamo, per noi le due squadre sono più o meno equivalenti, questo era l'ostacolo molto molto grande, molto duro, anche noi. Secondo me, anche perché forse le prove di corsa qui sono un po' più di alto livello confronto all'altra squadra francese. Visto, noi ci siamo fatti trovare preparati anche nelle corse, non assolutamente è che regaliamo nulla. Una squadra preparata a 360 gradi, benissimo, bellissima la prova. Sono molto contento per Emanuele Ferrero, che è venuto premiato da tanti allenamenti, beh, oltre che aver fatto il record del mondo quest'anno della staffetta, adesso un bellissimo progressivo contro un avversario ostico che due settimane fa l'aveva sconfitto 47-46. Sì, loro hanno giocato onestamente leggermente sottotono rispetto alle loro potenzialità. Si sa che giocando in trasferta qualcosa si perde, o hai giocatori di altissimo livello come abbiamo noi che in caso trasferta non si lasciano diciamo influenzare, però loro onestamente oggi non hanno giocato ai livelli che mi aspettavo. Però abbiamo visto un Carlo Ballabene nel combinato e un Daniele Grosso nel tiro tecnico ad altissimi livelli. Certo. Quando li trovi in queste giornate è veramente difficile batterli. Certo, uno ha fatto 30 e Daniele Grosso 27, fatto 27 nel tiro tecnico. 27, diventa difficile batterli. Comunque, adesso vediamo cosa succede. Posso aprire una parentesi anche per il campionato? Sono contento di queste, diciamo, intanto in prime riunioni tra vari presidenti, direttori sportivi, che vi siete incontrati col presidente federale, che ha dato disponibilità per eventualmente cambiare formula. Io voglio pubblicamente ringraziare Belazzini, perché tanta gente parla e tanta gente dice cose che non sa, ma anche il BRB si è mostrata disponibile a cambiare formula nonostante sia 4 anni che vince il campionato con questa formula. Non è dubbio, noi il ragionamento che abbiamo fatto quando ragioniamo da dirigenti è per incrementare lo sport e lo spettacolo. Noi da un punto puramente egoistico non avremmo avuto nessun interesse a modificare il regolamento, visto che sono 4 anni che con questo regolamento vinciamo. Ciononostante io penso che questa formula, se verrà poi introdotta, sarà molto più spettacolare, si fanno giocare molti più giocatori, le partite verranno, gli incontri verranno molto, molto più equilibrati, quindi io sono contento di che ci sia questa disponibilità. Adesso bisognerà vedere quante squadre riusciremo ad assemblare, mi auguro almeno una decina per partecipare al campionato. Sì.
Dicevo prima, anche quando ho parlato con Carlo, che è venuto anche lui prima ai nostri microfoni, comunque anche con altre persone che si sono alternate, che dicevamo che sarebbe quasi ora di fare di nuovo ripartire da zero, ecco, di magari coinvolgere le squadre di B che hanno partecipato ai playoff e metterle in Serie A per essere almeno una 10 squadre, una nuova formula e dare un po' di smalto di nuovo al nostro sport. Non c'è dubbio, io addirittura ero favorevole a 12 squadre, perché 12 squadre ci poteva, come nel campionato di calcio, ci sono squadre che lottano per il primo posto, squadre che lottano per non andare play out, squadre di media classifica, tutti gli incontri potevano, molti incontri potevano avere.